analoga, tiepida l'accoglienza dei 5 Stelle che comunque insistono per fare chiarezza. Voi la sosterrete? Temiamo che una commissione d'inchiesta possa essere solamente una maniera per coprire le tante complicità politiche. Parlamento e magistratura hanno tutti gli strumenti per chiarire come sono stati truffati i risparmiatori. E spunta una lettera riservata del 19 novembre in cui i commissari europei alla concorrenza e alla stabilità dicevano no all'uso del fondo interbancario di tutela dei depositi per le 4 banche in crisi. L'Europa, insomma, avrebbe messo nero su bianco la sua posizione sul decreto per il salvataggio in una missiva evocata nei giorni scorsi anche da Matteo Renzi. E ora il governo, secondo i quotidiani, potrebbe pubblicarne oggi stesso il testo sul sito del Ministero dell'Economia.